Il paziente scarica questa applicazione da una delle qualsiasi piattaforme, è un'applicazione gratuita, vi accede, inserisce password e login e poi viene seguito lungo tutto il suo percorso perioperatorio. È un percorso che inizia 7 giorni prima dell'intervento chirurgico, il paziente viene stimolato a svolgere attività fisica, a mangiare correttamente, ad assumere gli immunonutrienti e le maltodestrine prima dell'intervento chirurgico. Il giorno prima dell'intervento chirurgico gli sarà ricordato quello che deve fare per arrivare nelle migliori condizioni all'intervento, nelle condizioni che vogliamo noi, quindi poi gli viene ricordato come fare la depilazione, come fare l'igiene personale, gli viene ricordato che può inserire liquidi fino a 3 ore prima dell'intervento chirurgico, che può alimentarsi fino a 6 ore prima dell'intervento chirurgico e poi nella fase del post-operatorio il paziente viene seguito dandogli degli obiettivi. Il paziente deve raggiungere questi obiettivi perché noi siamo convinti che raggiungendoli, quindi alimentandosi anche nel post-operatorio precocemente e svolgendo subito attività fisica, uscendo dal letto, non rimanendo in stanza, quindi facendo tutte le normali attività della sua vita, il paziente noi siamo convinti che in questa maniera possa avere un post-operatorio più rapido e più tranquillo. Forse la fase più importante di questa applicazione è quella che riguarda quando il paziente rientra a domicilio. Questa applicazione permette di mantenere un filo diretto con il paziente, quindi il paziente si sentirà seguito, si sentirà, tra virgolette, osservato, avrà dei compiti anche in questo caso da portare a termine e quando il clinico sarà convinto che il suo post-operatorio ha preso la direzione corretta, uscirà dall'applicazione e tutti i dati di questa applicazione verranno poi riversati nella cartella clinica. Termine di congresso, il congresso si parla di cancro del retto, è diviso in 3 parti, la prima parte è quella che riguarda un po' la parte più funzionale, quindi la qualità di vita del paziente, si parlerà appunto di questa applicazione, ma si parlerà anche di tutte le disfunzioni che può avere un paziente sottoposto a chirurgia del retto. La seconda parte, che è una parte a cui noi teniamo molto, è quella che evidenzia come sempre la differente possibilità di trattamento per ogni differente tipo di paziente e di tumore. Quindi si può parlare di trattamento endoscopico, si può parlare di terapia neoadiuvante per l'intervento chirurgico, quindi di chemio e radioterapia, e poi si parlerà anche di interventi più destruenti, interventi maggiori, interventi che prevedono proprio la demolizione di tutta la pelvi o maschile o femminile. Concluderemo il congresso con l'ultima parte che è dedicata alle complicanze legate a questo tipo di chirurgia, a come prevenirle e a come gestirle una volta che queste si verifichino.